Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Guardate qui cosa ho realizzato oggi, una bellissima sciarpa arcobaleno. Ragazzi, non pensavo sarebbe uscita così bella, è un esperimento che a mio avviso è riuscitissimo, esattamente quello che volevo, anche forse meglio. La adoro, l'amo, quindi vediamo subito insieme come si fa. Come si realizza questa sciarpa perfetta per bambini, guardate qua che colori. Ho utilizzato questa lana che veramente si chiama, intitola Galaxy, è esattamente super super coloratissima, 100 grammi per 155 metri di lunghezza. Quando l'ho vista non potevo non comprarla, ragazzi, costava pochissimo, vedete, 3 euro, tra l'altro l'ho comprata anche in sconto, ma sarebbe valsa comunque 3 euro tutti, uncinetto consigliato 3,5, 4,5, insomma all'incirca. Noi utilizziamo un 4 circa. Ragazzi, che dire, io sono contentissima di questo acquisto, avrei dovuto comprare tonnellate, penso che tornerò e ne troverò altre. Non è altro che uno stesso filo diviso, vedete, in due, tre fili arrotolati, azzurro, lilla e giallo in questo caso, ma c'erano molti altri colori. Avevo paura di fare una cavolata, comprarne tanti, nel senso che ho detto se poi mi trovo male, cosa ne facciamo? Ce ne facciamo, eppure vi giuro un acquisto stupendo, speciale, anche perché questi colori poi, come vedete che c'è del rosa, del verde, qua c'è del lilla con dell'azzurro, poi pian piano sfumano, quindi rimangono dello stesso colore. Guardate qui, adesso me ne ho preso un pezzo a caso, vediamo qua che colori ci sono, vedete dell'azzurro, sempre del rosa, del lilla, del giallo, sfuma poi in marroncino, cioè veramente stupendo, spettacolare. Qua addirittura toni un pochettino più caldi, arancione, lilla e violetto e fucsia. Iniziamo da qui con il nostro solito nodino e la nostra solita maglia catenelle. Se questo è uno stile, allora innanzitutto io lo consiglio come regalo soprattutto per i bambini, perché niente a togliere le persone che amano i colori, perché io li amo tantissimo e vi ripeto, questa sciarpa la metterò, però soprattutto i bambini, diciamo, amano i colori, no? Mentre tra gli adulti ci sono stili e gusti diversi, chi veste più basic, più con colori neutri, pastello, chi veste più con colori accesi ma magari non tutti insieme, no? Magari solo una sciarpa fucsia, una sciarpa blu. Io amo follemente i colori. Per chi non mi seguisse da poco o abbia appena iniziato a seguirmi, sappiatelo, guardate che bello questo pezzo, rosa e verde militare, bellissimo, lo adoro. Quindi niente, soprattutto per i bambini, perché tra i bambini non c'è tutto questo divario di gusti. Solitamente una volta che gli si regala, maschi e femmine, un oggetto, un qualcosa, un indumento colorato, loro lo apprezzano, brillantini e tutto quello che è bello, creativo, fantasioso, è proprio del loro mondo, no? Fa proprio parte del loro mondo. Mentre qua, filettino, via, vedete questo qua, se trovate qualche filettino così, perché è un po' elastico questo filo, quindi normale che ci siano dei pezzettini magari che escono qua e là, ma non vi preoccupate perché si lavora facilmente, è veramente di ottima qualità. Vi dico, non ricordo di aver provato questa marca in precedenza, ma mi sono trovata molto molto bene, quindi anche a livello di qualità fidatevi, non è solo una cosa estetica, no? Il bello di questo filo è proprio il caratteristico e particolare. E, che altro? Niente, potrebbe essere anche tranquillamente una sciarpa, come potrebbe essere una copertina, un copridivano, un copripoltrona, un qualsiasi cosa, un cappellino, qualsiasi cosa, anche ideale per un adulto se questo è lo stile che vi rappresenta. Mi raccomando, se consiglio sempre di realizzare indumenti o oggetti ad uncinetto da regalare, perché lo trovo un regalo bellissimo, perché state regalando proprio anche il vostro tempo, no? È un qualcosa realizzato con le vostre forze, il vostro tempo. Però mi raccomando, in questo caso ci tengo a specificare, se dovete fare un regalo assicuratevi che questo sia lo stile della persona che a cui andate a regalarlo, perché ovviamente se me lo regalate a una persona che veste di beige e marroncino e bianco, questa sciarpa per me potrebbe anche star benissimo, che il bianco va bene con tutto, però forse potrebbe non apprezzarla.
Allora, bando alle ciance, torniamo al nostro lavoro. Abbiamo realizzato la prima riga che non vi ho spiegato, adesso vediamo un po' come facciamo la seconda, anche perché veramente è più facile a vedersi che a farsi che a dirsi, no? Quindi se seguite il mio video penso che vi sarà abbastanza chiaro. In ogni caso lo schema si ripete e ovviamente finita una riga come sempre si danno due maglie a catenella, si realizzano tre maglie a catenella e poi si gira il lavoro, due o tre in base a quello, in questo caso noi facciamo tre, in base a quello che stiamo realizzando. Vediamo un po', inseriamo, vedete, l'uncinetto in questo modo, quindi inizialmente l'abbiamo inserito nella nostra catenella, adesso lo agganciamo alla riga precedente e lo andiamo così, andiamo a realizzare il nostro punto a maglia e alterniamo questi due punti, no? Punto a maglia bassa, mi raccomando, quindi inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e realizziamo, tiriamo il filo all'interno delle asole, diciamo, che si sono formate all'interno del collo dell'uncinetto. Detto questo, queste sono le due prime righe finite. I colori, le sfumature sono splendide, anche questo arancione maramato, una specie di rosso arancione con lilla, sono accostamenti di colore che in realtà vi dico, alcuni di questi mai mi sarebbe venuto in mente di farli e sono davvero, secondo mio avviso, spettacolari, quindi meritano tanto e soprattutto possono essere messi tutti in una stessa sciarpa, in uno stesso indumento, senza dover fare particolari cambi. Il lavoro non è difficile perché seguiamo sempre uno stesso filo, senza dover fare particolari cambi di lana o di materiale. Questo è il risultato finale, un po' camouflage colorato, bellissimo, ragazzi, non so come descriverlo, è veramente stupendo, non so che dire. Oltre che ad essere molto molto bello il materiale e comoda la sciarpa, in questo caso io ho voluto farlo a maglie tirate, perché secondo me così rendeva proprio l'idea di questa sfumatura. Guardate qua l'ultima riga che ho realizzato, qui quella che vi sto mostrando tra i colori pastello dell'ultimo filo, azzurrino, giallo e rosa, colori un po' da zucchero filato. L'altra estremità è bellissima anche sul viola, guardate qua che bello, ok, qui verde, veramente meravigliosa. Ovviamente se volete farlo a maglie un pochettino più larghe, magari adatto anche un po' a un adulto che magari lo indossa ovviamente diversamente da un bambino, mi raccomando, utilizzate un uncinetto più grosso, decisamente più grosso, in modo da lasciare i vari spazi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, mettete un like al video e seguitemi per non perdere i prossimi tutorial, tornerò, probabilmente ne acquisterò molte altre. Ciao!